悪魔のような所業を僕は見た。あなたは連合国側のスパイですか？信じるのか信じないのか。あなたがスパイなら私はスパイの妻になります。何もご存じないですか？いいえ、何も。捕まることも死ぬことも怖くはありません。私が怖いのはあなたと離れることです。E bentornati da Venezia, amici di Fotogrammi. Qui sono appena uscito da un'altra proiezione stampa di Wife of a Spy, film di Kurosawa Kiyoshi, film che vi consiglio assolutamente. E mi stavo informando un po' prima di fare questa diretta, per questo video, diretta vabbè già passata, quando la vedrete questo video un po' così, e nasce come un film TV, è stato poi adattato per il cinema, ma è un film davvero spettacolare, è un dramma storico, ambientato negli anni 40 in Giappone, quindi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, e segue le vicende di questi due, di questa giovane coppia sposata, ovvero un mercante giapponese di Kobe e di sua moglie Sakoto. La bellezza di questo film, secondo me, si racchiude nel personaggio femminile, perché il personaggio femminile cosa accade a questo personaggio? Viene a scoprire che dopo il viaggio del marito in Manciuria, il marito è tornato ed è cambiato, inizia a non riconoscerlo più, e pian piano si rende conto, anche grazie a suo malgrado, loro malgrado, della presenza costante di questa vecchio amico d'infanzia che è diventato un capo della spietata polizia giapponese, inizia a capire che qualcosa non torna nel marito e soprattutto nel nipote, e da lì in poi inizierà a capire che il marito è diventato una spia, e qui prende il nome, il titolo, la moglie della spia. La bellezza sta in una riflessione dello stesso protagonista, che a un certo punto la moglie dice, quando lui confesserà il suo piano, dice: io non sono una spia, io agisco per mio volere, cioè la mia intenzione, e agisco non per conto di altri, quindi non sono una spia, sono stato scelto al destino per compiere un piano. Io non vi svelo quale sia il piano. Il bello è vedere come la nostra protagonista, Sakoto, reagirà, perché si troverà davanti a un dilemma e dirà: cosa faccio? Lo denuncio oppure no? E io qui non mi sbilancio, ma è bella proprio, ho avuto modo di parlare con una troupe giapponese che sta facendo un documentario sul primo grande, diciamo, evento post-Covid, ho proprio spiegato come la bellezza di questo film sia nella caratterizzazione dei personaggi, nella scrittura dei personaggi, grazie ai quali si può arrivare ad una grande storia e di conseguenza a un grande film. E qui il personaggio femminile io lo trovo meraviglioso, non è stereotipato, non ha quei tratti di recitazione esasperata come spesso avviene con i film orientali, magari è una cosa che a loro piace. Io posso farvi un esempio di Parasite, dove tutto è estremamente stereotipato fino all'eccesso, fino al melodrammatico e al patetico. Qui invece è tutto molto elegante, imperiale, possiamo dire, per tornare un po' ai fasti dell'epoca, e questo riesce proprio a portarci anche indietro in quegli anni lì, quindi riviviamo un po' di loro usi e costumi quotidiani, della loro regalità nel quotidiano, e soprattutto il personaggio femminile ha un'evoluzione costante, trasportata da un grande amore, da un grande affetto, e trasportata da una grande paura e preoccupazione per suo marito, ma allo stesso tempo è anche attraversata da una grande voglia e consapevolezza di cambiare le cose del mondo. Questa è una storia, possiamo dire, antimilitarista, che riflette sul passato ma anche sul presente, ovvero quando c'è qualcosa che a noi non piace e non va, c'è forse questo senso di cittadino cosmopolita, e qui nel film viene proprio sottolineato il concetto di cosmopolita. A un certo punto, quando lei imbecca il marito, dice: tu devi essere un cittadino giapponese, se no sei un traditore, dice: io non sono un cittadino giapponese, non devo nulla a questo stato, io sono un cosmopolita, sono un cittadino del mondo e rispondo alle leggi internazionali, alle leggi diciamo umane, quelle dell'umanità. E questo è un
messaggio molto bello che oggigiorno secondo me stiamo perdendo, quello del fatto di considerarci cittadini del mondo e non cittadini di una sola nazione, perché alla fine nel mondo non c'è una nazione ma ce ne sono più di 200, quindi è bello poter ragionare in un'ottica internazionale, globale, dove tutti siamo uguali e tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo. E questo personaggio femminile riesce a condurci in una spirale, possiamo dire noir, che richiama molto anche al cinema d'autore, forse francese, europeo. Infatti c'è anche lì una grande passione per la cinematografia degli anni 30, 40, beh, gli anni erano quelli, ma proprio perché il nostro protagonista, il nostro mercante, si divertiva, si dilettava a creare dei piccoli cortometraggi sullo stampo, secondo me, da quello che ho percepito e sentito, sullo stampo del cinema europeo degli anni 30-40. È un'esperienza bella questo film, soprattutto non è, secondo me, è una via di mezzo tra la cinematografia orientale e la cinematografia occidentale, ha molto in comune. Kurosawa qui strizza l'occhio, se non lo strizza comunque, ha preso molto dal cinema europeo e riesce a mettere su un dramma storico, politico e sociale, ma anche sentimentale, perché c'è tanto sentimento, c'è una love story pazzesca, ma non nel senso che viene raccontata una storia d'amore, ma viene mostrato il legame tra questa coppia, ma soprattutto il legame che lei ha con lui, che secondo me supera qualsiasi barriera. C'è una cieca fiducia, un acceco amore che ti fa sciogliere quando vedi questo personaggio. Devo dire che la protagonista io l'ho adorata, l'attrice è meravigliosa e io direi, adesso mi sbilancio, chiaramente non ci azzaccherò ma spero di azzeccarci, meriterebbe di vincere la Coppa Volpi, davvero è un'interpretazione che mi è arrivata fino in fondo e mi è piaciuta davvero tantissimo. E il film, grazie poi alla sua performance, riesce ad avere un ritmo, un'eleganza, è un essere avvincente, davvero davvero forte, davvero forte. Quindi io sono davvero uscito dalla sala contento, felice e soddisfatto. Io con questo, ragazzi, vi ricordo che vi ho parlato di Wife of a Spy, film in concorso al Festival di Venezia, siamo alla 77esima edizione, e sulle note di Carboni che canta Mare, 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 ma che voglia di arrivare, io vi saluto da Venezia, vi auguro la buonanotte e viva sempre il cinema. Ciao!